che Rosmini abbia data una enorme importanza alla propria corrispondenza, alle proprie lettere, è sottolineato dal fatto che fin dall'età proprio della formazione, età giovanile, in Rovereto Rosmini ha copiato con estrema cura tutte le lettere da lui inviate, e questa attenzione al tenere le lettere da lui inviate in copia è continuata nel corso delle vicende dell'Istituto della Carità. Dato la vita movimentata e importante di Antonio Rosmini, i suoi molteplici contatti, evidentemente le sue lettere rivestono per noi che apprezziamo la santità di Rosmini, hanno una grande importanza. Evidentemente subito, fin dopo la morte, i seguaci e i membri dell'Istituto della Carità hanno pensato che fosse rilevante dare conto delle lettere di Rosmini, e quindi fin dal 1857 c'è una prima edizione, una scelta di lettere familiari, chiamate così, familiari. Tuttavia lo sforzo maggiore per raccogliere tutte le lettere di Antonio Rosmini si è verificato più tardi, proprio nel momento in cui la tempesta si addensava sulla memoria del nostro grande pensatore, e cioè gli anni bui della questione rosminiana, degli attacchi violenti a Rosmini, che anche io ho cercato di ricostruire, mi piace, e non mi ha ricordato quella cosa che tengo di più, cioè ho pubblicato gli atti di tutte le due condanne di Rosmini, gli atti, diciamo così, che fino a poco tempo fa non si potevano conoscere perché erano nel segreto degli archivi vaticani. Questo è importante perché ci tengo di più che il resto della mia produzione. Ecco, in quel momento allora i membri dell'Istituto della Carità hanno pensato di diffondere un'immagine di Rosmini che fosse importante, ed ecco allora l'inizio di un lavoro rilevante. Si pensa da parte del padre Pagani Junior, Giovanni Battista Pagani Junior, mentre probabilmente le lettere del 57 sono state raccolte su input del padre Pagani Senior, il primo generale dopo la morte di Rosmini, dell'Istituto della Carità. Ebbene, dal 1887 al 1894 sono usciti 13 volumi chiamati Epistolario Completo, casa editrice, una casa editrice molto modesta, Pane di Casale Monferrato. Questa è la prima grande edizione dell'epistolario rosminiano, epistolario completo. Questa edizione, in un certo senso, era stata guidata appunto dall'idea che occorreva dare un'immagine assolutamente positiva, quindi evitare di pubblicare le lettere che potessero avere un qualunque carattere controverso. Pertanto non è epistolario completo, è stata operata una scelta, non è epistolario completo. E questa edizione, per di più, dopo la condanna del 1887, proprio l'edizione inizia nel 87, questa edizione viene, per così dire, sepolta nelle case rosminiane, cioè i 13 volumi non vengono divulgati. Si attende la celebrazione del cinquantenario della morte, 1905. Si attendono le celebrazioni, e allora viene fatta conoscere l'edizione delle lettere. Quindi sostanzialmente per 11 anni questo complesso dei 13 volumi non è noto al pubblico dei lettori italiani e del mondo. Successivamente si fa una scelta di questi 13 volumi ed è l'epistolario ascetico, 1911, tipografia del Senato, tra l'altro in questo caso è la tipografia del Regio Senato che pubblica questo epistolario ascetico.
Da quel momento sostanzialmente ci sono sillogi di lettere rosminiane, ma l'attenzione viene a questo punto focalizzata su particolari carteggi, cioè su particolari aspetti della, diciamo, della produzione epistolografica di Rosmini, cioè Rosmini che dialoga attraverso le lettere con personaggi rilevanti. Ecco per esempio il caso di Manzoni, è il primo più importante caso. Il Bonola, Giulio Bonola, pubblica nel 1900 una bella edizione del carteggio tra Manzoni e Rosmini. Ma naturalmente si tratta solo di circa 70 lettere, perché non è un carteggio molto fitto, anche se sono lettere preziosissime che testimoniano di un'amicizia molto rilevante. L'Istituto Nazionale diciamo così, di Studi Manzoniani, che ancora oggi ha sede nella casa di Manzoni, ha chiesto a me, la segnalazione è venuta dal padre muratore, devo dire la verità, io sono stato segnalato dal padre muratore, e ha chiesto a me di, con il professor De Lucia, mio collaboratore a Genova, di fare la riedizione. Probabilmente era un grosso compito quello. Ho iniziato da lì a interessarmi e occuparmi di carteggi e di edizioni di lettere. È da lì che è iniziata, per così dire, anche una mia sensibilità verso questo genere letterario, chiamiamolo così. Però la sensibilità per gli archivi in me era già forte proprio da quando gli archivi vaticani, la Congregazione per l'Azione della Fede, aveva aperto, per volere di Papa Giovanni Paolo II, aveva aperto i suoi tesori, tra virgolette, tesori, cioè tesori di un'attività inquisitiva e repressiva della Chiesa cattolica, però tesori importanti, perché chi non è passato sotto le sgrinfie, chi non è stato già puntato, se è importante come pensatore cristiano, chi non è passato sotto le sgrinfie del Santo Ufficio o della Congregazione Indice, Rosmini e Gioberti sono stati le due vittime più, più auguste e importanti dell'Ottocento cristiano, ma non solo naturalmente. Bene, allora questo interesse archivistico eccetera, ho pensato di porlo a servizio per l'utilità della riedizione delle lettere, essendo chiaro che quella del 97, dell'87-94, 1897-94 non era un'edizione completa, e che diciamo, i criteri diciamo, filologici erano piuttosto lasciamo la situazione generale, allora si è pensato di fare qualche cosa di meglio. Ed ecco che il discorso con il Centro Internazionale di Studi Rosminiani e con il padre muratore è iniziato, ma occorreva naturalmente pensare a un finanziamento. A proposito, adesso si parla tanto di economia e anche questo fa parte del discorso, no? Come fare a iniziare ricerche, indagini sulle lettere rosminiane senza il becco d'un euro, d'un quattrino? E allora evidentemente questo discorso è andato avanti parecchio, perché i finanziatori non si trovavano, spuntavano, sparivano, insomma, adesso non vi racconto tutto. Però grazie alla fondazione, diciamo così, è arrivato un primo contributo per realizzare molto modestamente una prima tranche di ricerche sulla formazione di Antonio Rosmini, quindi sulla giovinezza di Antonio Rosmini. Allora ecco che il progetto che io ho presentato assieme con altri colleghi dell'Università di Genova, il professor Pierpaolo Ottonello, il professor Paolo De Lucia, mio collaboratore per queste ricerche archivistiche eccetera, e noi tre sostanzialmente con un gruppo di giovani abbiamo deciso di iniziare. Quindi non tanto, ecco, un progetto grandioso, potevo dire faraonico, già con un finanziamento assicurato, no, impossibile avere questo nei giorni d'oggi. E quindi scusate, ma io non vi potrò neanche dire esattamente dove andremo a finire con questo lavoro iniziato adesso, per una serie di motivi. Qualcuno direbbe, ma come si fa? Non programmare. Certo che c'è la programmazione,
ma è una programmazione estremamente di massima, non possiamo già programmare, ecco, questo, diciamo, assenza di una programmazione dettagliata ha suscitato delle critiche anche nell'Istituto della Carità, perché lo devo dire la verità, che alcuni hanno detto, ma come? E poi mi hanno detto, ma quanti anni ci mettete? Quanto, visto considerato che Rosmini ha scritto moltissimo, si parla di 12.000 lettere, ma sono da verificare, e le verifiche sono state tentate e fatte, ma già l'intraprendere una verifica significava trovare chi la faceva questa verifica e chi ci metteva il suo tempo, le sue energie per fare una verifica del genere. Non vi sembri strano tutto questo, perché in fondo si tratta di operare con un punto di riferimento estremamente importante, direi decisivo, cioè l'archivio storico per l'Istituto della Carità, che si trova a Stresa, ASIC, no? Quell'archivio contiene, oltre agli scritti di Rosmini in originale, tutta la storia dell'Istituto della Carità, comprende anche le lettere di Antonio Rosmini e le lettere ricevute da Rosmini. Quindi quello è un punto di riferimento fondamentale, senza del quale non si potrebbe fare nulla. Tuttavia, non tutte le lettere spedite da Rosmini hanno copia presso l'Istituto della Carità, nonostante la cura che ha avuto Rosmini di tenere copia delle sue lettere. Quindi c'era la necessità di fare un'indagine quali enti, quali archivi possedevano lettere originali di Rosmini, e questa ricerca è molto complessa. E quindi è stata iniziata fin dai tempi di Manzoni, perché per esempio rispetto all'edizione bellissima del Bonola, noi abbiamo acquisito 3-4 le nuove lettere di Rosmini, non tanto di Manzoni, ma di Rosmini abbiamo acquisito 3-4 nuove lettere, e quindi questo siamo contenti perché abbiamo fatto un piccolo progresso rispetto all'edizione di inizio Novecento. Per quanto riguarda adesso, pensate, 76 lettere abbiamo pubblicato nel carteggio Manzoni-Rosmini, 305 sono le lettere che verranno pubblicate nel primo volume delle lettere di Rosmini, il primo volume che va dall'anno in cui abbiamo la prima lettera, 1813, fino alla termine degli studi universitari di teologia di Rosmini in Padova, 1819. Questo. Siamo andati avanti con questa ricerca sulla formazione di Rosmini, le lettere del periodo della formazione, finanziata appunto, cofinanziata per la verità, dalla Fondazione Cassa di Risparmio del Centro Rovereto. Il finanziamento è dell'Università di Genova, per modo di dire, perché è anche dell'Istituto della Carità. Oppure, ecco, in questo caso, diciamo, l'Istituto della Carità è intervenuto fornendo al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Genova questa cifra con la quale l'Istituto si è proposto per il cofinanziamento. Ecco, adesso cercherò di essere più veloce, credo che ho detto l'essenziale. Questo è il primo annuncio ufficiale che uscirà un primo volume della nuova edizione dell'Epistolario. Non diremo epistolario, ma si tratterà di lettere. Antonio Rosmini, lettere. Lettere, e quindi non dicendo edizione completa, perché non sarà completa neanche questa. Ma certo, si avvicinerà, diciamo, alla completezza, spero vivamente, che si avvicini fortemente alla completezza. Le ricerche sono state finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio, il Centro Rovereto. La pubblicazione sarà assicurata nell'ambito dell'edizione nazionale e critica delle opere di Antonio Rosmini, che, diciamo così, procede grazie al Centro Internazionale di Studi Rosminiani e all'Istituto di Studi Filosofici di Roma, procede alacremente con 2 o 3 volumi all'anno. Il primo volume del chiamano ancora epistolare, insomma, delle lettere rosminiane sarà il numero 61, cioè fino a 60 sono, diciamo, opere, sono previsti 60 volumi delle opere enti di Rosmini, da 61 a 80 sono 20 volumi
previsti, ma non è detto che siano 20, cercheremo di far sì che il numero del, diciamo così, dei volumi non sia di gran lunga superiore ai 20, però avete fatto presto un conto. Se le lettere che si presumono esistere di Rosmini tra Asic e non Asic sono circa 12.000, possiamo anche dire 12.000, evidentemente se la primo volume ne contiene solo 305, fate un po' i conti di quante dovrebbero essere i volumi con questo andamento, con questo trend, come si dice oggi, no? Con questo trend. Ma non sarà sempre così, questo il trend, probabilmente si pubblicheranno anche, non so, 600, 300, 400, 500 lettere per volta. Non lo so, francamente non ho la minima idea, perché sì che abbiamo fatto delle analisi e delle indagini, sì che l'archivio, che è, diciamo, curato bene da Don Ceschi a Fresa, Don Alfonso Ceschi, l'archivio, diciamo così, funziona e ci dà un supporto fondamentale, ma quante lettere troveremo nel frattempo? E ne abbiamo già trovate di lettere, che vi racconto un piccolo episodio, poi me ne racconto un altro e poi concludo. Il piccolo episodio è che l'edizione Casale iniziava con una lettera del 3 luglio 1813, la prima lettera reperita in archivio era quella. Ne abbiamo scoperta un'altra che non era in archivio, ma che era stata pubblicata già da tempo e che era sfuggita perfino a padre Bergamaschi, alla bibliografia di Bergamaschi, ma che era stata pubblicata proprio qui in Trentino. È una lettera di Rosmini a Tevini, all'amico chierico Michele Simone Tevini, importantissima perché c'è niente po' di meno che l'abbozzo, perché a Rosmini queste cose piacevano molto, l'abbozzo della Costituzione, dell'atto costitutivo della Accademia dei Vannetti, quella piccola accademia dei giovani roveretani che si teneva in casa Rosmini e che consisteva una riunione al mese, ciascuno si prendeva un argomento, lo svolgeva, si discuteva, erano argomenti di carattere letterario, eccetera. L'Accademia dei Vannetti, attenzione, non vannettiana, non mi dite vannettiana, perché i Vannetti sono due, padre e figlio, il fondatore di questa Accademia degli Agiati e il figlio Clementino, presidente di questa Accademia. Erano entrambi personalità molto stimate da Rosmini, che voleva muoversi nel loro solco inizialmente. Da studente Rosmini non pensava di fare il filosofo, pensava di fare l'uomo di lettere, l'uomo di cultura molto ampia, eccetera, eccetera, appunto tale da cercare di portare avanti con i suoi amici l'integrazione al vocabolario della Crusca, addirittura, quindi un lavoro preso molto sul serio da Rosmini e che è documentato tutto nelle prime lettere. Ecco, la prima lettera è lo statuto dell'Accademia di Vannetti e questa lettera è inviata a Tevini, il quale in un bel pulito latino, perché era latinista, questo amico chierico di Rosmini, trentino, era di Trento, aveva ipotizzato lui uno schema di Accademia, appunto, dei Vannetti. Questa è la prima lettera e quindi, diciamo così, è una lettera che viene prima della lettera che sembrava a tutti essere effettivamente assolutamente la prima. Un'ultima cosa, aver pubblicato tutte queste lettere, ho scoperto che a un certo punto Rosmini, in una delle prime lettere da Padova allo zio Ambrogio, parla di economia. Cioè, forse la prima lettera in cui Rosmini parla di economia. Allora, visto che siamo in un convegno dedicato all'economia, vi leggo questa lettera allo zio Ambrogio, datata 19 novembre. Qual era l'argomento di questa lettera? 19 novembre vuol dire che Rosmini era appena arrivato a Padova, si stava ambientando all'università, aveva iniziato a frequentare i corsi dell'università, ma già aveva messo l'occhio su alcuni bei libri del 600-700 o forse anche del 500
che erano in vendita e lui voleva acquisirli, ma il papà, il padre, era molto attento. E allora a chi ricorre il giovane Rosmini nelle sue lettere? Alla madre e allo zio. Cioè i soldi del padre non bastavano, allora ricorreva ai soldi della madre, personali della contessa Formenti, personali, attenzione, non quelli. Posso raccontare, ecco, dopo vi dirò la definizione. A un certo punto, nel 17, Rosmini scrive alla madre: ma perché con questi bellissimi libri io non posso acquistarli? Ma dice, e sotto sotto sta, fa un discorso di questo genere alla madre: ma con tutti i soldi che voi o che lei, cara madre, spende per i Salvadori, che sarebbe poi la famiglia dell'amministratore, no? Carlo e Francesco Salvadori, che poi abbiamo sentito da Bonanza, amministratore. I Salvadori erano parenti per parte di Formenti. Ecco, cioè, ma con tutti i soldi che spende per me, che sono un figlio, non spende niente, non dà niente, che porto in casa un bene importantissimo come sono libri che daranno grande lustro alla nostra biblioteca, alla biblioteca di questa nostra grande famiglia, eccetera, eccetera. Beh, allo zio scrive: non le celo, signor zio, ingenuamente, che stimo ed apprezzo più la scienza e la virtù di tutto l'oro del mondo, di tutte le grandezze della terra, ma nello stesso tempo le assicuro che da mia parte, appunto per questo, avrò cura del denaro che doveva dargli a lui, no? Lo zio, perché essendo il vicario, attenzione, ecco, il vicario di tutte le cose, il denaro, il vicario di tutte le cose, ci fornisce le necessità e gli agi della vita e apre l'adito alle stesse scienze somministrandone i mezzi. D'altra parte, io riguardo l'economia, scritta con due C, ma l'economia come una scienza anch'essa fornita dei suoi principi, dei suoi raziocini, e nel gran tutto la riguardo come una parte scientifica interessante. Ecco, questa è prima citazione di quella che è per lui l'economia. Quindi vedete, all'età di 16-19 anni, non ancora 20, no? All'età di 19 anni Antonio Rosmini ragionava così, scrivendo allo zio.